Vai con la sigla. Carissime amiche web spettatrici, carissimi amici web spettatori, buongiorno, benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo 5.0.tv. Chi vi parla è Salvo Mandarà. Oggi è venerdì 2 ottobre 2015, sono le ore 12 in punto. Ecco, questa intervista non ha avuto un grande preavviso, perché l'abbiamo decisa praticamente ieri pomeriggio con l'ospite che vado a presentarvi, e avendo lui, diciamo, difficoltà, cioè non avendo lui un suo computer, ha cercato un'amica che lo ospitasse con un collegamento Skype. E quindi quando stamattina ne ha avuto l'opportunità, abbiamo subito concordato, abbiamo fatto due prove tecniche, una fotografia per la locandina e vai, e siamo partiti. Eccoci qua, cari amici. L'argomento, come avete capito, se avete visto già la locandina e avete anche sentito l'audio mentre mi intrattenevo con gli amici di Periscope, insomma, ovviamente sono le banche, sono le banche. Però questa persona che adesso vi presento, che è un ragazzo, adesso gli chiediamo esattamente quanti anni ha, ha avuto un'idea un po' particolare, diciamo, nel suo contenzioso con le banche. Comunque, ci arriviamo piano piano, come sapete, noi non abbiamo nessuna fretta, quindi affronteremo l'argomento e lo spulceremo in tutti i suoi dettagli. Permettetemi allora di presentarvi, e ovviamente lo faccio con molto piacere, Luca Zanardini, che è in rete, in Facebook, è conosciuto come Luca Zampa. Carissimo, no Zanardini, Zanardelli, ecco, cominciamo subito con gli errori. Zanardelli, ti chiedo scusa Luca. Allora Luca, Tranquillo. benvenuto e grazie per la disponibilità. Grazie a te per lo spazio che mi concedi. Allora Luca, beh, scusami, cominciamo da questa cosa. Come mai su Facebook ti chiami Luca Zampa? Da che cosa sorge questo nome, questo nickname? Mi hanno sempre chiamato così già dal tempo delle elementari, mi piace molto, è orecchiabile e ci sono veramente affezionato. Ho capito, quindi così è un ricordo. Ecco, l'ho detto prima, si vede che è un ragazzo, un giovane uomo. Ecco, quanti anni hai, Luca? Ne ho fatti 42 venerdì scorso, però me ne sento molti meno. Come Infatti, spirito. era proprio quello, perché io avrei detto che fossi sulla trentina, ecco, pensavo 30, 32, 33. Complimenti, complimenti. Grazie mille, Ecco, perché dimostri veramente molti meno anni di quelli che hai. Quindi 42, insomma, siamo quasi coetanei, io ne ho quasi 49, insomma, siamo della stessa generazione in ogni caso. Esatto. Bene, allora Luca, che cos'è successo? Allora, riassumiamo, tu come la stragrande maggioranza degli italiani hai avuto in passato e probabilmente... Che succede? No, niente, è tutto a posto. Mi dicevi come la stragrande maggioranza degli Sì, come la italiani? stragrande maggioranza degli italiani, hai un contatto, diciamo, un rapporto con la banca, con una o più banche. Ecco, vorrei capire quando è cominciato questo rapporto e che tipo di rapporto era, se era un rapporto di un normale cittadino privato oppure aveva un'attività commerciale, eccetera. Cioè, come è nato il tuo rapporto con la banca e se vogliamo dire anche qual è la banca in questione? Sì, allora guarda, tutto è nato quando mi sono messo in proprio con un ingrosso di ricariche dei cellulari sotto forma di tesserine fisiche, che è un settore nel quale si fa presto movimentare somme molto ingenti di denaro, perché anche una scatolina alta così di schede faceva presto raggiungere i 500 euro. Questa tipologia di compravendita richiedeva appunto spesso l'utilizzo di denaro prestato dalla banca, perché si comprava in prepagato. E poi questo denaro chiaramente è stato prestato di fatto a dei tassi non rispondenti a quelli che erano stati stipulati nel momento in cui il conto è stato aperto. Io operavo con 5 banche, per cui adesso verrà il turno di ognuna, perché tengo a precisare che siamo solo agli inizi, e nella fattispecie ho iniziato con la banca all'epoca San Paolo, ora annessa all'Intesa, nella filiale di Poggio Rusco, provincia di Mantova. Ok, allora facciamo subito un primo riassunto. Quindi tu dici mi sono messo in proprio, vuol dire che prima avevi un'altra attività, cosa facevi? Lavoravi come dipendente, studiavi, che facevi prima? Io facevo parte della
ditta di famiglia che era una tabaccheria in Piazza Concordia sulla Secchia. Ho capito, perfetto. Quindi praticamente tu diciamo che vieni già da una famiglia di commercianti, però raggiunta un'età di maturità, diciamo, mi metto in proprio e hai cominciato a commerciare in schede prepagate telefoniche. Ovviamente immagino, già tu l'hai accennato, ti chiedo magari di confermarmelo, che questo tipo di commercio sia un po' simile a quello del benzinaio. In che senso intendo dire? Nel senso che si movimentano grandi quantità di denaro per piccoli margini, quindi ovviamente si vive sulla quantità. Tu magari, che ne so, su una scheda da 20 euro, magari il tuo margine era 1 euro? Quant'era? Quant'è il margine approssimativamente? Con 1 euro mi sarei comprato già uno yacht e un aereo privato, non si arrivava all'1%, quindi si può dire che per il grossista su 20 euro il margine era dai 15 centesimi ai 16, non di più, e comunque lordi. Ok. Quindi, ecco, vedi, questa già è un'informazione, poi questo non c'entra col discorso delle banche, ma per capire, perché sai, noi dall'esterno, come privati, vediamo l'attività di qualcuno e non, magari tanti dettagli non li conosciamo. Quindi io ho imparato una cosa, quindi come per la benzina, quindi la similitudine è corretta, no? Anche se sono due categorie merceologiche completamente diverse, però diciamo, come per i benzinai, questo lo sapevo già, anche per i rivenditori di schede telefoniche il margine è veramente irrisorio. Quindi tu vuol dire che se in un mese riesci a tirar su come tuo margine lordo, poi ci paghi le tasse, eccetera, eccetera, 1.000-2.000 euro, vuol dire che devi vendere praticamente migliaia di schede per riuscire a farci il mese. Sì, è proprio così. Poi c'è anche un'altra controindicazione di questo settore, che spesso quando si rivede un singolo esercente, se magari lui va in difficoltà, cioè non ipotizza la malafede, ma non riesce a pagarti 3.000 euro, tu per recuperare devi di fatto vendere 500.000 euro di schede. Quindi pochi clienti che acquistano sicuramente somme importanti, per cui il rischio è anche superiore a quello del benzinaio che magari c'è un insoluto di 50 euro di una persona cui ha fatto il pieno e poi dopo non lo paga. Quasi ogni volta che purtroppo si ha un sinistro sono sempre migliaia di euro. Vabbè, guarda, anche il benzinaio lo so, io non ho mai fatto il benzinaio, però ho degli amici che lo fanno o che lo facevano, e anche il benzinaio ha dei clienti, che ne so, l'attività commerciale che ha 10 furgoni, vanno tutti a rifornirsi lì e pagano ogni mese, ogni 2 mesi, ogni 3 mesi. Quindi anche per il benzinaio può succedere, non è solo il singolo che va a fare il pieno di 50 euro, ma anche il benzinaio ha dei clienti che magari pagano 3, 4, 10, 20 mila euro in un mese. Quindi guarda, da questo punto di vista credo ci sia proprio un grande parallelismo. Ma è sconvolgente il fatto che i margini siano veramente molto molto bassi. Quindi ovvio il rischio d'impresa è elevatissimo, perché appunto ti basta uno o due clienti che ti fanno il tappo, come si dice dalle mie parti in Sicilia, volutamente o non volutamente, non importa dal tuo punto di vista, comunque ti mettono con le chiappe per terra, è ovvio che diventa un problema, perché recuperare quella perdita significa vendere ancora altre migliaia di schede, quindi è proprio un loop. Ok, quindi abbiamo parlato del rischio d'impresa di questa attività, delle schede telefoniche. Ovvio, quindi, che fra l'altro, visto che tu nel tuo rapporto con i tuoi fornitori eri in una posizione di debolezza, perché tu paghi in prepagato e poi quando vendi riesci finalmente a recuperare i tuoi soldi, è ovvio che per avere tutta questa moneta circolante devi necessariamente andare a chiedere i soldi in prestito. E dove vai a chiedere i soldi in prestito se non da un usuraio, cioè da una banca? E quindi vai in una banca e dici: senta, mi servono 10.000, 100.000, 50.000 euro, quelli che servono per avviare questo volano, perché è chiaro che tu devi comprare tutte queste schede e poi le devi rivendere, fin quando non si chiude il loop, cioè fin quando si crea questo canale, no? Possiamo immaginare come un tubo dove ogni pallina che entra ce n'è una che ne esce, fin quando il tubo non è pieno di palline, tutte le palline le devi chiedere in prestito. Ecco. E dove vai? Da chi vende le palle, cioè in banca. Bene, quindi tu ti sei indebitato con 5 banche, se ricordo bene il numero, giusto? Sì, io ho rapporti con 5 banche e per il momento stiamo parlando della più onesta, perché per le altre ci sono importi ancora superiori, ma altresì sorprese ancora peggiori per Certo, beh, ovvio, loro. ovvio, ovvio. È E allora, normale. andiamo adesso nello specifico, quindi con la prima banca, che era la banca San Paolo, che poi è stata acquisita da Intesa, infatti ormai si chiama Intesa San Paolo. Cos'è successo? Quanti soldi tu ti eri fatto prestare da questa banca e in che modo hai scoperto, diciamo, che c'era qualcosa che non andava sui tassi di interesse, eccetera, eccetera? Allora, sì, praticamente quello che ha generato questi interessi sono stati dei gran sconfinamenti sul conto corrente. Il periodo è stato di circa 15-16 mesi, per cui parliamo di più di 1.500 euro di interessi passivi ogni mese,
poi il rapporto si chiuse nel 2007. Ciò non toglie nulla ai diritti del correntista, perché si può fare una ricerca fino a 10 anni a ritroso, quindi rientro in questo lasso temporale. Quando mi sono fatto dare gli estratti conto, li ho fatti poi analizzare da uno studio competente in questa materia specifica, il quale dopo pochissimi giorni mi ha evidenziato che c'erano delle anomalie in misura di 24.243 euro. Questo è stato il primo passo, dopodiché mi sono fatto assistere da un legale, sì, il quale ha inoltrato un reclamo alla banca, e per prima risposta si è ricevuto una lettera in cui si diceva che l'istituto operava conformemente rispetto alla tal legge, al tal comma, insomma tutto il loro linguaggio burocratico, sostanzialmente rigettavano le contestazioni che noi gli stavamo muovendo. Vabbè, questo diciamo che è la norma. Ecco, anch'io ho una storia simile in cui mandavo delle lettere alle banche, ne ho mandate ben 6 di lettere nel giro di un anno e qualche mese, e a tutte queste lettere la banca risponde che è tutto a posto, eccetera, senza però entrare nel merito, perché nelle mie lettere dicevo: guarda che c'è questo, che secondo me non va, ti prego di rispondermi entrando nel merito. La banca non entra mai nel merito, ti dice che è tutto a posto, molto semplicemente, e ti continua a mandare i solleciti. Quindi, ricapitolando, quant'era la quantità di denaro che tu avevi ricevuto in prestito da questa banca e quant'era quello che tu, secondo loro, dovevi dargli gli interessi? Puoi ricapitolare brevemente questi numeri per avere un'idea? Sì, sì, guarda, praticamente sì, di prestiti nel senso classico del termine non ne ho mai chiesti, si trattava solo di sconfinamenti di valuta. Ok. E okay, comunque sì, di fidi, insomma, di negatività momentanea sul conto. Ecco, alla fine la somma è stata quella che ho appena detto, cioè 24.243 euro, di cui 24.227 di usura oggettiva, che è la situazione che, contro la quale le banche possono fare meno in sede giudiziaria, e che ahimè è quella che grava su praticamente tutti i correntisti, perché quando se ne parla in alcune trasmissioni e intervengono i professionisti, dicono tutti che la percentuale di conti usurati è del 100%. Si tratta solo di vedere l'importo, cioè a te hanno fregato 1.000, a te hanno fregato 3.000, 5.000, 18.000, 100.000, quello che è, ma è una costante questa serie di debiti illeciti. Ok, quindi correggo il tiro, tu non avevi fatto nessuna richiesta di prestito, semplicemente avevi un fido perché proprio ti serviva, come abbiamo detto all'inizio, un po' di liquido. Sì. Quindi tu temporaneamente, sì, magari per una settimana, 2 settimane, eccetera, andavi in negativo, però poi, sì, normalmente a mano che incassavi, rimpinguavi il conto. Quindi tutti questi, sì, sconfinamenti, così vengono chiamati tecnicamente dalle banche, hanno fatto scaturire un debito, secondo la banca, da parte tua di 24, insomma, di qualche decina di migliaia di euro, che analizzata da una perizia hanno dimostrato, come capita nel 100% dei casi, usura oggettiva. Siamo in grado di spiegare brevemente cosa vuol dire usura oggettiva? Sì, praticamente vuol dire che il tasso, la somma dei tassi ha sconfinato quello che sono i limiti di legge. Okay. Perché poi c'è anche l'usura soggettiva, che è un pochino più difficile da comprovare, ma è comunque un reato altrettanto grave e che porterà a una tesi accusatoria un pochino diversa, ma nella sostanza sono sempre soldi che la banca deve assolutamente restituire. Bene, e allora a questo punto tu ti sei rivolto al tuo legale, avete mandato queste lettere, loro se ne sono fregati, e quindi poi com'è che siamo arrivati all'epilogo? Ovviamente io questo me lo tengo per più avanti, no? Vabbè, no, però aspetta, intanto facciamo vedere la foto, diciamo, ecco, la foto, quella che insomma, si è finito sul giornale, cos'è? La Gazzetta, cos'è? Di Modena. La Gazzetta di Modena, bene. Cari amici, guardate qui che bello questo articolo, questa foto qua. Eccola. Praticamente il titolo è "Sparge letame sulla porta della banca". Ecco, vedete, c'è proprio del vero letame, proprio mucca, stallatico, non so da dove, ora adesso Luca magari ci dice dove è andato a prendere questo letame, e l'ha messo proprio sul pavimento davanti alla porta, e mi pare anche proprio sulla porta, sulla maniglia, da qualche parte. Ecco, un gesto sicuramente eclatante, che immagino che la banca probabilmente non ha gradito tanto, ecco, trovarsi il letame sparso sulla porta. Ecco, ma vorrei capire, Luca, perché hai fatto questo gesto? Cioè, cosa è successo? Cioè, dopo che l'avvocato ha scritto, la banca in qualche modo, mi pare di ricordare da quello che tu mi hai raccontato l'altro giorno per telefono, che ti era venuto incontro, no? Com'è che vi siete accordati in una prima istanza? Cosa è successo?
Sì, praticamente dopo che non ha avuto esito anche la mediazione, noi eravamo pronti per adire le vie legali, anche se la causa purtroppo sarebbe andata avanti qualche anno. Comunque il loro avvocato ha fatto il primo passo per evitare appunto che la banca soccombesse in giudizio e qualcosa gli avrebbe comportato anche le spese di perizia legali, processuali, interessi e danni. Hanno iniziato a formulare una proposta che comunque denotava un paio di cose: la volontà di trattare e sostanzialmente un'ammissione di colpa, perché non credo che ci sia una banca, qualsiasi essa sia, che propone spontaneamente dei soldi se è sicura di essere dalla parte del giusto. Oh, Quindi. scusami, ti fermo, perdonami Luca, a me piace andare proprio a piccoli passi, perché tu hai citato una cosa che è molto importante, ma l'hai detta molto in fretta, temo che possa essere sfuggita a qualcuno di chi ci segue. Cioè tu prima di ricevere questo tentativo di conciliazione, fammelo chiamare in questo modo, da parte della banca, hai fatto un primo passo che è obbligatorio in Italia, perché dal 2010 e 12, non ricordo bene l'anno, è stata fatta una legge che impone al singolo cittadino, prima di poter fare una causa civile, di tentare una mediazione. Ma non è una scelta libera, è obbligatorio. E tu questo hai fatto, tu hai fatto la mediazione. Ma qual è Sì. stato l'esito della mediazione? Assolutamente nullo. Cioè la Non si banca è non si è presentata. mosso una foglia e quindi una volta superato questo passettino si è poi potuti procedere con l'atto di citazione che sarebbe concretizzato se non ci fosse stata prima questa trattativa. Oh, Comunque, come hai quindi detto tu hai fatto la richiesta di mediazione, la banca non si è presentata alla mediazione, a quel punto tu avevi tutte le carte in regola per fare un atto di citazione, ma poco sì. prima che tu lo concretizzassi, l'avvocato della banca vi ha contattati. Sì, ha contattato il mio legale proponendo una somma di 10.000 euro, che è stata quasi offensiva, ma comunque, come ti dicevo, è stato un punto di partenza al Sì. quale abbiamo replicato con una richiesta pari al doppio, per Sì. poi con le solite, insomma, modalità delle trattative abbiamo convenuto per un risarcimento a 17.000 euro. Quindi la banca, parliamo intanto, secondo la perizia, l'usura oggettiva era di circa 24.000 euro, giusto? La Sì, banca, 20. dopo la mediazione che non ha avuto luogo, vi ha contattati e vi ha offerto 10.000 euro, cioè meno della metà di quello che è l'usura oggettiva, secondo la vostra perizia. Voi ne avete controrichiesti 20.000, quindi circa l'80-90% del maltolto, e la banca alla fine, dopo una serie di negoziazioni, siete arrivati a quanto hai detto? 17? 17.000, sì. 17.000, quindi vabbè, se facciamo una divisione 17 su 24, vabbè, quanto fa? Boh, circa il 70%. Il Esatto, 70%. 70% o poco più. Ok, che voglio dire, tutto sommato, insomma, il 70% potremmo anche dire che è una percentuale accettabile. Ma immagino, Luca, che la banca, nel momento in cui vi siete accordati su questa cifra, ti ha anche chiesto di firmare un documento. Sì, Che cosa c'è confermo, scritto? era un documento che ovviamente comprendeva più punti. Comunque, tornando al discorso della somma, stiamo ragionando sulla mera somma che mi è stata sottratta illegalmente, perché se andassimo a considerare quanto valevano 24.000 euro 7 anni fa e quanto valgono ora, i danni morali, materiali ed esistenziali, le spese che ho fatto a partire dalla perizia, la richiesta giusta sarebbe stata almeno di 50.000 euro. Oh, Quindi ecco. già accontentandomi di 20.000, penso di aver dimostrato un ottimo spirito di conciliazione. E però sotto una certa soglia assolutamente non ero intenzionato a scendere. I Ok. punti salienti del contratto, della scrittura privata, erano che cioè le parti non avevano nulla a pretendere l'uno dall'altra e che quanto era stato determinato, insomma, sarebbe rimasto inter nos, cioè sotto massimo riservo. Oh, questo è un punto molto importante, perché, vabbè, sulla cifra tu giustamente hai detto 24.000 euro erano solamente il calcolo matematico derivante dalla perizia che dimostrava quello che mi era stato, posso dire, rubato? Comunque Sì. sottratto? Ecco, sottratto illegalmente. Quindi considerate le spese legali, le spese per fare la perizia, il danno esistenziale, perché uno quando ha questi problemi non ci dorme la notte, lo so benissimo di cosa stiamo parlando. Quindi tu dici, secondo me io potevo chiedere tranquillamente 50.000 euro, ma almeno 20.000 euro, che non era neanche il 100% di quello solamente che mi hanno rubato, era una cosa normale. Ma a questo punto ti chiedo,
Come mai in una prima fase avevi accettato di firmare questa lettera dove ti dava solo 17.000 euro e per di più ti chiedeva il silenzio tombale, diciamo così? Come mai l'avevi accettato e poi invece hai cambiato idea, sei passato all'etame, questo lo vediamo. Come mai però in una prima fase, cos'è, è stato l'avvocato a dirti guarda che è una buona soluzione, eccetera, com'è successo? Sì, beh, l'avvocato sicuramente mi ha consigliato in tal senso, tuttavia è entrata in scena anche un'altra cosa sulla quale le banche fanno molto affidamento, cioè che i tempi dell'azione legale sarebbero stati veramente di anni, per cui le banche giocano anche su questo. E infatti penso che siano parecchie le persone che dicono piuttosto che 50.000 euro fra 3 anni, meglio 15-20.000 euro adesso. Quindi io ho firmato in piena consapevolezza, infatti io dico sempre le cose come stanno. Tuttavia, dopo non mi sentivo a posto con me stesso per una somma di motivi che partivano da alcune considerazioni oggettive, del tipo, ma perché la banca quando voleva, tipo, non so, 3.603 euro di interesse in un trimestre, non mi ha detto, Luca, tu che sei bello e simpatico, dacene solo 3.000. Loro li hanno voluti fino all'ultimo centesimo, hanno sempre decine di milioni di euro da parte per liquidare quei manager che anche in pochi anni fanno un sacco di danni, anche per far rima, e poi ho detto, ma loro c'hanno dei milioni di euro alle spalle. Allora ho detto, i 17.000 euro li consideriamo un'ammissione di colpevolezza, anche perché appunto non c'era alcun motivo di darmeli così in maniera volontaria. E poi dico, va bene, proviamo a vedere se mi vogliono dare anche gli altri 7.000, che inizialmente facevano parte di una mia successiva rivendicazione che avevo fatto prima in sede all'istituto parlando con la nuova direttrice, poi attraverso una mail al loro avvocato scritto durante il periodo di Ferragosto. Tuttavia, ancora prima di ricevere risposta, perché lui era in ferie, io ho pensato che i 7.000 euro sostanzialmente non mi interessavano. Tant'è che quando lui mi ha scritto, io l'ho letta dopo più di 15 giorni, proprio perché nel frattempo la mia priorità era diventata un'altra, cioè quella di far emergere questa situazione qua, allo scopo di appunto far meditare tante persone e dargli lo stimolo perché facciano periziare a propria volta i loro conti correnti, perché sicuramente sono stati usurati anche loro. Bene, quindi tu, diciamo, in un primo momento, consigliato dall'avvocato, perché comunque lo ritenevi anche un successo, di fronte a una banca che prima ti chiedeva fino all'ultimo centesimo, che tutto un tratto ti dice, va bene, ti do 17.000 euro, dici, ma sì, e hai firmato. Però, diciamo, sì. Poi ci hai riflettuto e dice, sì. Non me ne frega neanche niente degli altri 7.000 euro, tieniteli. Sì. Però sì. La cosa che ti ha fatto ripensare di più sulla firma, quindi ti ha fatto pentire di questo gesto, era la segretezza, cioè il fatto di non poterne parlare con nessuno. A quel punto ho detto, sì. Vaffanculo, sì. Traduco io, esatto. Insomma, in un linguaggio semplice, ecco, per tutti noi, dice, non me ne frega niente, ho firmato questa lettera, io voglio rompere questo patto. Bene, sì. Ma ti faccio una domanda, faccio l'avvocato del diavolo. Non ti senti un po' in colpa? Perché tu comunque hai messo una firma su un documento, cioè, come ti autogiustifichi? Sto facendo l'avvocato del diavolo, vorrei una risposta aggressiva, se possibile. Guarda, perfetto. Una cosa su cui ho meditato è appunto il fatto che sono le banche che di solito cambiano le condizioni unilateralmente. Potresti un tasso del 3%, poi dopo ti mandano una lettera a casa e ti dicono guarda, domani dal primo di settembre è del 4%. Quindi è una prassi che loro adottano spesso, quella di una comunicazione nella quale sostanzialmente la persona non può controbattere perché si trova in difficoltà. Allora ho detto, bene, cambiano le carte in tavola loro, le cambio anch'io. Desidero che si sappia che la banca, dopo circa 70 giorni di un trimestre, quindi prima, cioè 3 settimane prima che terminasse, mi ha fatto presente che gli interessi che stavano maturando di lì a poche settimane avrebbero ammontato a circa 5.000 euro e il direttore dell'epoca mi disse, Luca, da questo momento devi tenere sul conto sempre almeno 5.000 euro. Così la banca era sicura che a fine mese li avrebbe prelevati dal conto e questo qui comunque è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Loro con una semplice comunicazione verbale mi hanno cambiato le carte in tavola quando io magari con quei 5.000 euro lì potevo guadagnarne 1.000 da lì alla fine del mese e allora dico hanno cambiato i patti loro, li cambio anch'io e ne sono veramente orgoglioso, per cui non provo alcun malessere etico
nell'avere contravvenuto quello che io stesso ho firmato. Bene, io guarda che quando ti ho fatto la domanda non l'ho fatta perché volevo metterti in difficoltà, ma perché mi aspettavo che in qualche modo tu potessi trasmettere questa voglia, questa rabbia. Ecco, perché la rabbia fa male, ci fa venire anche dei seri problemi di salute quando non viene espressa, quando viene rigurgitata, diciamo, quando viene, scusami, inghiottita, ingoiata. Quindi va invece vomitata la rabbia. Quindi io ti faccio un applauso per la tua scelta, hai fatto benissimo. Guarda, ti leggo un commento da parte di uno dei nostri frequentatori della chat più assiduo. Ubermesk dice: 17.000 euro come te l'hanno consegnati? Tramite contanti o con un trasferimento IBAN? Dice: sono dei geni, se te l'hanno fatto come un bonifico interno. No, mi hanno fatto praticamente un bonifico sull'IBAN che è intestato a me attualmente, presso un altro istituto. Ecco, quindi capisci, considerando il fatto che le banche, grazie alla riserva frazionaria, creano denaro dal nulla, cioè loro praticamente spingono un tasto sulla tastiera, pof, hanno creato 17.000 euro. Tu capisci che hai fatto benissimo a contravvenire a quello che avevi scritto in quella lettera, perché praticamente quei 17.000 euro loro mica li hanno presi dagli stipendi del direttore della banca, oppure hanno fatto dei lavori per ottenerli, non era il loro salario. Quei 17.000 euro erano soldi che loro hanno creato dal nulla, proprio così. Hanno preso una tastiera, hanno cliccato un tasto e hanno creato 17.000 euro e li hanno messi sul tuo conto. Quindi, voglio dire, non deve avere assolutamente nessun senso di colpa. E senti, dal punto di vista temporale, ci puoi dire un po' le date? Allora, quando è successo che tu hai firmato questa lettera? Quanto tempo è passato dal momento in cui ci hai ripensato e poi hai fatto questa azione eclatante di andare a spargere letame e di cominciare a parlare pubblicamente nonostante la lettera lo vietasse specificamente? Ecco, dimmi i tempi, per favore, di tutte queste azioni. Certo. Allora, guarda, sì, la trattativa è entrata nel vivo nel mese di giugno, e tant'è che io ho detto: dai, facciamo in modo di concludere entro la fine del semestre, così fa via il dente, via il dolore e non ci pensiamo più. Poi, vabbè, è servito qualche tempo anche perché la banca aveva chiesto di poter pagare entro 30 giorni dalla sottoscrizione, io ho chiesto 5, quindi si è mediato anche sulla tempistica. Una volta sottoscritto l'accordo definitivo, dopo circa 7-8 giorni di calendario, mi sono visto il bonifico sul mio conto. Questo siamo all'incirca verso il 20 luglio. Poi io sono stato effettivamente tranquillo per un po' di tempo, salvo vedermi nascere all'interno questa rabbia di cui ho parlato prima, e già ad agosto avevo iniziato a pensare a un'azione eclatante. Però ho fatto anch'io i passi del caso, che appunto sono consistiti nella visita alla filiale, all'informazione che ho dato alla direttrice, alla quale ho detto: io non c'ero, devi rivolgerti all'avvocato. Ho scritto all'avvocato, il quale mi ha risposto appunto che ho letto i primi di settembre che per deontologia professionale non si può rapportare direttamente con i clienti. Comunque io l'idea di fare quello che ho fatto ce l'avevo già dai primi di settembre. Poi il fatto che io lavoro, sono spesso fuori, mancava la persona che poteva venirmi a filmare, eccetera, ho rimandato fino alla notte tra la domenica e il lunedì scorso. Ah, ma quindi questa azione qui di questo letame è proprio recentissima. Io, lo sai, non ho guardato la data, vediamo se la data del giornale. Ecco qua, 29 settembre 2015, quindi è proprio una roba fresca, proprio letame fresco, ecco. Esatto. E quindi cos'è successo? Qual è stata la reazione? C'è già stata una reazione da parte della banca? Sì, la banca, cioè innanzitutto ho ricevuto una chiamata dopo poche ore da parte del comandante della caserma dei carabinieri di Poggiorusco, il quale molto gentilmente mi ha fatto presente che era opportuno che io passassi, tuttavia mi approssimavo qualche giorno in cui sarei stato assente, e sono uscito dalla caserma praticamente 2 ore fa. Ah, poi, e che cosa è successo? Perché il maresciallo ti ha convocato? Cosa voleva sapere? Cosa ti ha detto? C'è una denuncia ai tuoi danni? Cosa succede? Guarda, i capi di accusa sono sostanzialmente 4. Di 2 che erano imbrattamenti di proprietà altrui e un'altra cipica che non ricordo, sono stato praticamente informato subito. Mentre dell'interruzione di pubblico servizio e diffamazione ho appreso dal sito della Gazzetta di Mantova martedì scorso, il 29. Ok, quindi diciamo... Vabbè, imbrattamento, vabbè, ci sta, in effetti tu hai sparso del letame, quindi diciamo che l'imbrattamento è una cosa che sicuramente, oggettivamente, insomma, è sicuramente l'hai commessa. E la diffamazione perché?
Perché dicono che c'è la diffamazione? Guarda, sinceramente ne sono all'oscuro. Comunque, intanto mi è venuta in mente anche l'altra accusa, che è esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Io penso che il discorso della diffamazione, essendo comunque un reato di carattere penale, se ovviamente viene accertato, faccia parte di quelle strategie con le quali le banche sono solite fare la voce grossa. Tuttavia, desidero far sapere che non mi hanno spaventato per nulla. Anche perché, oltre all'appoggio popolare, che comunque da un punto di vista giuridico non ha alcuna valenza, io mi sento a posto, dimostrerò le mie ragioni, ma non solo, rincarerò la dose e gli sono grato per queste denunce, perché mi permettono di tenere in auge l'argomento anche più avanti, perché sarebbe veramente un peccato mortale se adesso l'attenzione scemasse. Ma senti, ammettiamo che qui adesso parte un'azione penale per diffamazione, imbrattamento, eccetera. Sul punto che oggettivamente non puoi contestare, cioè il fatto che tu hai imbrattato eventualmente, se si conclude tutto quanto, si risolve però anche tutti i danni che tu hai subito, sei disposto, diciamo, a fare una sommatoria, quindi loro ti devono questo, 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 questo e questo, ma tu devi anche, che ne so, 1.000, 2.000 euro per ripulire la porta, per diciamo riparare al danno che oggettivamente tu hai causato con questo spargimento di letame, ecco. Beh, io sono una persona coerente, come ho dimostrato, ci ho messo la faccia, ho detto da subito come mi chiamo, quante ne ho, qual è il mio numero di telefono e dove abito. Io ho anche scritto sulla mia vetrina Facebook, dove tra parentesi può scrivere chiunque all'amicizia che ho sottoscritto, perché io sono una persona molto democratica, modestamente. Dicevo, ho detto alla banca che possono trattenersi dai 7.243 euro la somma che hanno dovuto pagare per ripulire il marciapiede e l'infisso. Oh, bene, bene, ecco, su questo mi trovi d'accordo perché comunque quello è un danno oggettivo. Ovviamente, hai fatto, secondo me, è una scelta discutibile quanto vogliamo, ma molto efficace, perché senza questa scelta qua, facciamo vedere ancora una volta la fotografia, probabilmente, diciamo, i media non si sarebbero occupati di questo caso. Quindi, talvolta bisogna fare delle scelte. Delle scelte diciamo un pochino particolari, però voglio dire, mi sembra molto corretto da parte tua dire degli altri soldi che tu eventualmente mi devi, ti puoi trattenere quelli che hai speso per ripulire. E va bene, e quindi qua siamo a posto. Ma tu quindi in questo momento chiedi alla banca solamente i 7.000 euro che mancano e tutto il resto, i danni, eccetera? Guarda, ti dico, caro, funziona bene. I 7.000 euro erano una cosa che avevo pensato, poi mi sono trovato di fronte a un bivio, perché poi a quel punto avrei dovuto veramente essere coerente, cioè se avessi avuto anche gli altri 7.243 euro me ne sarei stato zitto, perché appunto la mia parola desidero che sia una sola. Poi ho detto, ma cos'è che mi dà più soddisfazione? Avere 7.243 euro in più in tasca, visto che adesso insomma non mi cambiano più di tanto, oppure fare qualcosa di eclatante che può servire a tante persone per prendere coscienza dei soldi che sono stati truffati? Allora ho detto, va bene, preferisco che fare una cosa utile per tante persone piuttosto che mettermi 7.000 euro in tasca. Tant'è che alla banca non li ho neanche più chiesti e gli avevo dato 10 giorni per darmeli a partire dal 28 di settembre, ma come ti dicevo è ininfluente. Anzi, penso che appena tornerò davanti alla filiale, in maniera ovviamente pacifica e senza letame, e io gli farò anche una piccola offerta dicendo quanto loro sono pezzenti, perché loro non si sentono tali, perché il loro unico parametro sono il denaro di cui abbondano e carpito le persone per bene. Ma io parlerò del fatto che sono pezzenti a livello di valori, di ideali, di sentimenti. Cioè, io penso che l'unica cosa che riesca a dire una banca con amore sia clamore. Bene, bene, bene. Senti, ti leggo qualche commento. Vabbè, San Cauriti dice ha fatto bene. Ecco, non so se si riferisce a una delle tante azioni che hai fatto o in particolare, oppure diciamo a tutto quello che, insomma, che tu ci hai appena raccontato. Invece, Oltreuomo dice vuole fare parte del video Denuncia una banca 2? Non so se tu sei a conoscenza della campagna Denuncia una banca? Guarda, sinceramente no, non sono una persona tecnologica, non ho il televisore, ma quando si parla di denunciare le banche io voglio essere in prima fila, quindi sono orgoglioso di essere stato interpellato e do subito e immediatamente il mio senso. Ok, allora ti dico, tu poi la puoi trovare andando nella videoteca di Salvo 5.0 o anche su YouTube, su Facebook, insomma, ha girato molto, è un video che ha avuto un po' di visualizzazioni.
che si intitola appunto Denuncia una banca, dove io insieme a tante altre persone abbiamo detto pubblicamente di aver denunciato appunto una banca. Nel mio caso io ho denunciato Banca Unicredit, poi ci sono alcune persone che veramente lo hanno fatto, altre che sono degli attori per fare un video, diciamo. Comunque il concetto è che la gente comune, quindi ci sono io, c'è un cuoco, c'è un meccanico, dice anch'io ho denunciato la mia banca. Ecco, quindi il titolo è appunto Denuncia una banca. Stiamo pensando di farne una seconda edizione, dove addirittura dovrebbe esserci anche un ufficiale della Polizia di Stato che anche lui in uniforme dice ho denunciato la mia banca. Siamo in attesa, perché purtroppo per uno che lavora alla polizia deve aspettare che il questore gli dia l'autorizzazione, quindi insomma forse i tempi saranno lunghi. Comunque abbiamo, diciamo, in cantiere un secondo video con altre testimonianze. A questo punto io ti chiedo, e tu mi hai già dato il tuo ok, quando siamo pronti basta che tu col tuo telefonino registri un video dove dici semplicemente anch'io ho denunciato la mia banca, punto. Perfetto, lo farò con grande piacere. A proposito di riprese con il telefonino, io per poter fare questa azione ho avuto bisogno di più persone, ovviamente, uno che mi riprendesse, uno che mi favoresse il letame, eccetera. Ti posso garantire che ho ricevuto tantissime dimostrazioni di disponibilità, perché quando ho detto il motivo c'è stata veramente un'adesione spontanea e massiccia. Tant'è che anche altre persone mi hanno detto che ne ho sparso poco, eccetera, e sono d'accordo. Tuttavia, avevo pensato in effetti di fare una replica di questo gesto, poi ho pensato che non sarebbe stato nulla di inedito e comunque non cambiava la portata mediatica che c'è stata, cioè se invece di un secchio ne portavo 10 cambiava poco. Quindi posso dire che ufficialmente la campagna del letame è terminata. Tuttavia, okay, siccome so che altre persone desiderano adottare lo stesso criterio, io ho detto che sarei lieto e orgoglioso se si dicessero che si sono ispirati a me, a patto che non coinvolgono persone, auto, insomma, che non ci sia alcun tipo di danneggiamento, perché in questo caso sono il primo a prendere le distanze. Certo, certo, fai bene a specificare questo punto, è di un'importanza estrema, quindi era una domanda che stavo per farmi, hai anticipato una domanda, appunto, ma se qualcuno si ispirasse a te, ecco, tu hai già risposto, quindi mi raccomando, probabilmente, ecco, adesso io non vorrei essere querelato dalla Banca Intesa San Paolo per istigazione a deporre letame, no, assolutamente no, queste sono scelte che ognuno fa in modo individuale, io stesso per esempio non credo che lo farò, io ho già mandato 6 lettere alla banca, ho tentato di fare una mediazione, ho fatto una denuncia penale per tutta una serie di reati proprio all'amministratore delegato della mia banca, quindi voglio dire, diciamo che il letame glielo mando in modo cerebrale. Tuttavia, se ci fossero delle persone in Italia che volessero ispirarsi a Luca Zanardelli e volessero anche loro andare a spargere un po' di letame presso la propria banca, mi raccomando, è importantissimo quello che dice Luca, non dovete assolutamente dar fastidio a degli esseri umani buttando il letame addosso, perché questa è una cosa molto più grave e del tutto fuori luogo. Non dovete danneggiare in modo permanente macchine o altre cose, perché altrimenti veramente stareste commettendo dei reati molto gravi. E poi mi raccomando che il letame sia a chilometri zero. Ecco, da dove arrivava il letame che tu hai usato? Guarda, sì, in effetti era nelle vicinanze della banca. Addirittura la persona mi ha chiesto se bastava un secchio, se voleva venire con il trattore, tutto quanto, e detto guarda, iniziamo con un secchio, che si è dimostrato che poi è stato più che sufficiente. Certo. E comunque, anche se la campagna, come dicevo, è finita, seguiranno altre iniziative all'insegna della goliardia, dell'ilarità, perché tra i tantissimi commenti che ho ricevuto, a parte i messaggi privati drammatici in cui mi dicevano le proprie situazioni personali, così, e mi hanno ringraziato per avergli dato questo coraggio, e tante altre persone mi hanno detto fa mai fatto sorridere. Ecco, io non ho fatto qualcosa in funzione di terze persone, perché comunque ho già avuto un benessere mio personale che è consistito nel sentirmi vivo, goliardico, coraggioso. Mi sono guardato allo specchio e ho detto bene, ho dimostrato che ho le palle e non mi faccio mettere i piedi in testa. Bene. Quindi è uno stato d'animo che sicuramente riguarderà anche chi procederà in qualsiasi forma, perché si passerà dalla modalità supina nei confronti di questi approfittatori a qualcosa che fa sentire orgogliosi di se stessi, come lo sono io adesso. Bene, bene, bene. Caro Luca, io ripeto, personalmente non credo che mi metterò a spargere letame, anche perché non ho le competenze, non saprei neanche da chi farmelo dare in questo momento, però condivido assolutamente lo spirito del tuo gesto, quindi l'orgoglio, la forza interiore e la soddisfazione.
e soprattutto quello che hai detto prima, cioè di non essere supino, ecco, nei confronti delle banche. Quindi da parte mia veramente hai il plauso. Ecco, è chiaro che se i signori di Banca Intesa San Paolo volessero querelarmi per istigazione al gettito di letame, possono anche farlo, sapendo che io però non ho fatto questa cosa. Io sto solo plaudendo a uno che l'ha fatto, non sto dicendo che è necessario rifarlo, ma l'importante è l'atteggiamento. Quindi mentalmente dovremmo essere 60 milioni di spargitori di letame, poi ognuno lo può fare nella forma che trova più conveniente, più appropriata, più vicino al suo modo di essere. Ecco, io ripeto, da parte mia ho fatto una denuncia, anzi spero veramente nel pomeriggio di trovare il tempo di telefonare alla Procura della Repubblica di Pavia, perché sono passati ormai 3-4 mesi e non ho ancora saputo nulla, quindi vorrei vedere se per caso è stata archiviata contravvenendo alla legge, visto che avevo chiesto di essere informato nel caso di richiesta di archiviazione. Vorrei sapere se ci sono le indagini in corso, insomma vorrei un aggiornamento. Quindi questo è quello che ho fatto io, e farò altre cose anche ovviamente sul piano civile. Ecco, non so se farò una causa, probabilmente no, magari se parte la causa penale mi costituirò parte civile per chiedere anche i danni, vedremo, questo è tutto in itinere. Quello che conta è mai supino, sempre con la schiena dritta e a muso duro, guardando negli occhi diciamo questi criminali, perché i banchieri, non gli impiegati poverini, ma neanche il direttore, quelli sono solamente dei servi, ma i grandi banchieri, gli amministratori delegati, diciamo quelli che veramente comandano, sono veramente dei criminali. Vedo Luca che tentenna, fa così con la testa. In effetti lo so cosa stai pensando, ti do la parola in modo che tu possa dirlo. Tu dici che loro sono complici, questo probabilmente vuoi dire. Esatto, sì. Io ho sempre tenuto a distinguere l'istituzione dal singolo impiegato che sta svolgendo una mansione lavorativa. Tuttavia penso che le persone abbiano la facoltà di dissentire se vengono coinvolte in lavori che poi sono poco etici o addirittura truffaldini. Cioè, io penso che un direttore di banca, comunque avendo un titolo di studio e una qualifica, potrebbe trovare anche degli altri impieghi, forse anche meglio remunerati. Quindi io tendo a diminuire la distanza tra quello che fa l'istituto e il singolo direttore, per cui in effetti la parola complice gli si addice. Cioè, mi sono messo di questa idea rivedendo la considerazione personale di chi opera dietro una scrivania, anche se si tratta di persone che conosco da 30 anni e che al di fuori dell'istituto stimo. Parto dall'assunto che se io una cosa non la voglio fare, non la faccio. Non deve essere il denaro, che sia un compenso, un bonus o qualsiasi altra forma, a dover far derogare dei propri principi. Perché io sono convinto che se una persona in difficoltà, che ha una certa etica, gli viene detto, guarda, prenderai 2.000 euro al giorno per portare a 10 metri di distanza questo fucile o questo etto di droga, se una persona è moralmente integra, lui rimane nella povertà, ma continuare a guardarsi allo specchio felice di se stesso per non essersi fatto corrompere dal denaro. Bravo Luca, ti ringrazio veramente, perché mi hai fatto recuperare un errore che io spesso commetto. Quindi veramente, ancora una volta un applauso, mi hai dato una lezione di vita con quest'ultima cosa, perché in effetti io tendo a dire, ma i veri colpevoli sono i Rothschild, i Rockefeller, i padroni del mondo, persino Mario Draghi o Federico Ghizzoni, rispettivamente direttore della Banca Centrale Europea e amministratore delegato di Unicredit, sono dei servi poverini di cui i Rothschild e i Rockefeller si stanno servendo appunto per raggiungere i loro scopi, ma alla fine li metteranno da parte quando non serviranno più. Il che ovviamente è vero, però come giustamente dice Luca, non vanno assolti questi qui, perché comunque sono complici, e addirittura lui si spinge, e io concordo, gli do pienamente ragione, anche al singolo direttore di banca o anche al singolo impiegato. A meno che proprio è magari un giovane impiegato che non si è ancora reso conto, ecco, di quello che succede. Però sicuramente un impiegato che si trova in banca da un po' di anni e che quindi sa quello che succede, magari non ha la cultura per capire il discorso della creazione del denaro dal nulla, perché questo è un concetto che purtroppo non si conosce molto, perché i media non parlano di questa cosa, perché siamo bombardati dall'informazione di regime e quindi queste cose siamo in pochi a saperle. Però se non altro l'usura e l'anatocismo qualunque impiegato di banca lo sa. Quindi in effetti io tendevo ad assolverli, ma grazie a questa riflessione di Luca dico, porca miseria, no, io ti dico personalmente, ho due o tre amici che lavorano in banca
E guarda, già quest'estate a uno di loro l'ho detto, ho detto, ma sai, tu però potresti anche fare qualcosa, ecco, perché, e vabbè, io ci campo la famiglia con questo stipendio, e vabbè, ma porca miseria, però a che prezzo? Fai una cosa eticamente scorretta. Quindi, bravo Luca, hai perfettamente ragione, non dobbiamo assolvere anche l'ultimo degli impiegati. Ripeto, l'unico da assolvere è veramente quello, magari neoassunto, che non si è ancora reso conto dell'ambiente in cui lavora, ma tutti gli altri sicuramente sono complici e coscienti di quello che fanno. Sono pienamente d'accordo. Grazie mille, avere il tuo avallo per me è motivo di orgoglio e soddisfazione. Ti ringrazio. Non so quanto possa valere il mio avallo, però sono io che ringrazio te. Bene, io a questo punto direi che le cose fondamentali di questa storia le abbiamo raccontate, però visto che all'inizio tu hai parlato di ben 5 banche, quindi hai detto che la Sì. storia è appena cominciata. Ti Sì. chiederei magari di darci, se ti va, se vuoi, se lo ritieni opportuno, di darci qualche dettaglio sulle altre quattro, magari per sommi capi, ecco, non nei minimi dettagli ciascuna di loro. Però, che ne so, per esempio, quali sono gli importi, che ti sono stati usurati da parte, magari complessivamente, da parte delle altre quattro banche, se vuoi citare quali sono le altre quattro banche e cosa farai soprattutto nei confronti delle altre quattro banche. Guarda. E la somma complessiva si aggira oltre i 100.000 euro, ma anzi è più facile che siamo a cavallo dei 150.000 che, come si può comprendere, influiscono, diciamo, nella vita lavorativa e personale delle famiglie. Ecco, le altre banche, diciamo, lo sanno loro perché ho avuto i rapporti. Siccome quello che farò deve essere una sorpresa per tutti, e per il momento tengo i loro nomi riservati, ecco. Però a breve, appena sono a casa qualche giorno, in forma continuativa avranno anche loro, diciamo, un cenno della mia esistenza in vita e del fatto che non mi sono dimenticato. Molto bene, molto bene. Comprendo ovviamente il tuo desiderio di tenere questo effetto sorpresa. A questo punto ti chiedo, Luca, non appena la tua azione verso queste quattro banche, che per il momento lasciamo nell'anonimato, ma solo per motivi, diciamo, strategici, ecco, non perché tu non abbia il coraggio di farlo, ecco, non appena la tua azione sarà avviata, se ti andrà di utilizzare Salvo 5.0 come trampolino di lancio per questa notizia, bene, sappi che io sono a tua disposizione e mi piacerebbe poter dire le altre quattro banche sono A, B, C, D, ho Certo. chiesto, ho mandato una lettera a tutte e quattro chiedendo questi soldi, eccetera, eccetera. Ci dirai se magari ti inventi qualche altra cosa, se nel caso della banca Intesa San Paolo hai usato il letame, hai già detto che difficilmente ripeterai questa azione, però magari ti verrà in mente qualche altra cosa. Insomma, io sono qui. Noi amici, noi siamo anzi una famiglia, noi la famiglia di Salvo 5.0 è qui che ti aspetta a braccia aperte per aggiornare tutti quanti su quello che farai con le altre quattro banche. Io ti ringrazio tanto, volevo dire cosa non farò, perché modestamente la mia dialettica mi consente molte opzioni a partire mi duole esprimere qualcosa che mi perplime, nella fattispecie una discrasia tra la lodevole mission riportata sul vostro sito e l'effettivo trattamento che riservate ai vostri correntisti. Cioè io posso passare dall'aulico al simbolico, al clamoroso, eccetera. Sicuramente non sarò così, diciamo, garbato come mi sono appena espresso. Lo potrei fare, ma non avrei sortito l'effetto più importante, che era quello di balzare alla ribalta. Ci tengo a precisare una cosa: io non ho delle finalità commerciali. Tante persone mi hanno chiesto, che mi sono appoggiato per portare avanti queste cause nei confronti delle banche. Io non ho fatto il nome, a prescindere da come mi sono trovato, perché non voglio che si pensi che io ricevo 100-150 euro per ogni cliente che procuro. La mia è una battaglia sulla base di un mio ideale personale, della mia coerenza con me stesso, e non c'è nessuno che mi può fare dire una cosa diversa. Quindi voglio anche far presente alle banche, che loro inizieranno forse a capire che tra un po' sarà il loro turno, che io non sono in vendita. Quindi non mi interessa che mi venga fatta una proposta a priori per farmi tacere. Ogni cosa ha il suo modo per essere fatta e io ho già individuato il mio, che ripeto, sarà educato, simpatico, eclatante. Bene, Luca, ti ringrazio molto. Ti faccio una domanda scontata, ovviamente, visto tutta la storia che tu ci hai raccontato. Posso escludere che con queste quattro banche tu firmerai un documento in cui concedi il silenzio tombale sull'accordo eventualmente raggiunto?
Guarda, ti dirò, ormai essendomi presentato come una persona coerente che vive di principi, io dico che i soldi sono anche alla fine una cosa marginale, perché nel corso della vita mi sono fatto apprezzare, ho instaurato collaborazioni lavorative che questa somma qua me la fanno recuperare con i compensi che otterrò. Quindi, vediamo, sicuramente non firmerò nulla che va in contrasto con quello che mi sento di fare. Perché l'importante è essere se stessi e stare bene con se stessi, e non devono essere i soldi a fare cambiare opinione alle persone. No, ok, ma allora scusami, a questo punto, siccome la risposta che mi hai dato era diversa da quella che mi aspettavo, voglio andare un po' Chiedo più in scusa. dettaglio. No, no, ci mancherebbe. No, 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 non mi devi chiedere scusa. Io faccio le domande e tu rispondi, e ovviamente tu rispondi come ritieni opportuno. Non è un esame, ci mancherebbe altro. No, però dico, visto che la risposta è diversa da quella che mi aspettavo, ti faccio un'altra domanda perché vorrei capire ancora meglio. Allora, tu ammettiamo che dai calcoli, dalle perizie venga fuori che il totale che tu diciamo, hai subito come danno da parte di queste banche sia 150.000 euro. Ok? Bene, ammettiamo che ciascuna di queste banche ti dia il 100% di quello che tu chiedi. Ok? Ammettiamo che tu chiedi 30.000 alla prima, 40.000 alla seconda, cioè, ciascuna di loro ti dice sì, ti do tutto quello che chiedi, però mi firmi una lettera dove tu ti impegni a non divulgare il nome della banca. Ecco, No, no, guarda, tu non firmi. firmo, cioè, oppure se firmo so già che dopo non lo rispetterei. Perché comunque attraverso il nome della banca si possono svegliare tante coscienze, perché parliamo di banche che hanno milioni di correntisti. Oh, allora, ecco, allora forse avevo capito male io la prima risposta. Quindi tu, diciamo, avendo imparato. Diciamo dal tuo primo errore, cioè dalla firma di quel documento di 17.000 euro e poi diciamo te lo sei rimangiato, fra virgolette, non andrai a firmare. Lì in quel caso diciamo ti avevano dato un importo inferiore alla richiesta, ma anche se ti dovessero dare un importo pari a quanto tu chiedi, non firmerai un documento diciamo, in cui prometti di non parlare della banca. Ecco, questo è quello che ci tenevo a capire. Certo, confermo, anche perché comunque per la banca è una faccenda di forma ma non di sostanza, perché se io non sono contento, io vado in causa, so che ho ragione, ci metterò 2, 3, 4 anni, ma poi dopo, come semplice diritto di cronaca, il nome verrà fatto. Cioè, quindi non è che se sto zitto Luca Zanardelli, poi dopo non si verrà mai a sapere, perché io pur di non star zitto, vado in causa, cioè, tanto adesso i soldi li posso anche aspettare per degli anni, non è un problema Ok, imminente, ecco. bene, Mi bene. interessa che... Bene, no, no, Ma no, ti se... dico, sono molto contento che anche su questo siamo d'accordo perché infatti io ho deciso di denunciare penalmente Banca Unicredit, probabilmente non farò neanche la causa civile perché, e ti posso garantire, visto che io ho dato le dimissioni dal lavoro che facevo e oggi vivo un po' grazie al TFR, un po' grazie alle donazioni che i miei familiari mi fanno. Bene, quindi voglio dire, se io ricevessi 200, 300, 400 mila euro da Banca Unicredit, che è, diciamo, l'ordine di grandezza di quello che io ritengo di aver subito come danni, capisci che dal punto di vista puramente economico sarei a posto. Potrei dire, ragazzi, non mi fate più donazioni, tanto c'ho un tesoretto di 400 mila euro che mi ha dato Unicredit. Quindi, ecco, però io questi soldi li accetterò se la Banca Unicredit me li darà, ma senza assolutamente promettere il mio silenzio. Io li prendo semplicemente come un risarcimento danni, ma anzi, lo dirò tutti i giorni. Banca Unicredit mi ha dato 400.000 euro come risarcimento danni. Ecco, quindi io i soldi li accetto naturalmente. Preferibilmente me li prenderei in contanti, anziché come bonifico sul mio conto. Li vorrei in contanti, così almeno se li devo andare a comprare da Mario Draghi, che almeno gli costano qualcosina, anziché, perché invece quelli elettronici praticamente li creano dal nulla, quindi per loro sono come fare una scorreggia, ecco, 400.000 euro. Comunque, a parte questo dettaglio, insomma, io accetterei un risarcimento danni, ma mai e poi mai firmerei un documento in cui concedo il mio silenzio. Ecco, il mio silenzio non ha prezzo. Ecco, questo ci tengo a dire e sono contento di aver capito che la pensi allo stesso modo. Sì, infatti, a maggior ragione perché ho fatto una considerazione, cioè su cos'è che dà più fastidio alla banca. Io sono arci convinto che la San Paolo avrebbe preferito darmi 60.000 euro affinché io stessi zitto, piuttosto che tutto il cancan che si è poi generato. Ecco. Perché, Su come dici tu, questo. se li creano dal nulla, loro 60.000 euro costavano sostanzialmente niente, ma il danno che gli ho fatto penso, spero che sia molto superiore. Anche perché Assolutamente. stamattina, quando sono uscito dalla caserma, ho fatto un giro in qualche bar lì, facendo finta di essere una terza persona, ho detto:
Ah, ma aspetta, questa qui è la banca nella quale sto sparso il letame davanti per sentire i pareri delle persone e sono stati tutti dalla mia parte, cioè tutta la parte che l'ho sparso, che però io non mi sono identificato, però cioè, questo dovrebbe far sì che una banca, se c'è un po' di coscienza, cioè, vabbè che se l'avesse non si comporterebbe neanche in un certo modo, però si dovrebbe chiedere tutta questa indignazione da cosa deriva. Ecco, se cominciano a ragionare, forse fanno un primo passettino per diventare un pochino più oneste, che poi sarebbe semplicemente il loro dovere. Cioè, non è che se fanno gli istituti onesti fanno un favore alle persone. Fanno il loro dovere. Esatto. Io direi che con questa ultima affermazione potremmo ritenere concluso, diciamo, questo nostro incontro che mi ha fatto veramente molto piacere. Ti leggo solo un commento di Capitano Acab che dice: andrò a comprare un vagone di letame. Ecco. Benissimo, grazie mille, grazie, Va grazie, grazie. bene, Ah, Luca. a proposito, chiedo scusa, io non vendo neanche il letame, eh. Quindi dico, non ho dei risvolti commerciali in nessuna delle cose di cui ho parlato. Non devo, diciamo, fare propaganda degli studi legali, non vendo letame, non vendo niente. Spero però di diffondere ideali, principi, coraggio, voglia di ribellione. Questo è il mio scopo. Assolutamente, no, ma questo credo che fosse abbastanza chiaro. Fra l'altro, dico, vabbè, Capitano Acab ha voluto fare una battuta. Non Ciao, credo che lui ci andrà a mancherà. comprare un vagone di letame, anche Ci perché ne mancherà. basta una quantità molto minore. E soprattutto, credo che se tu vai in una fattoria dove c'è qualcuno che ha degli animali e gli dici: senti, mi serve del letame per spargerlo davanti alla banca X, sono sicuro che l'agricoltore sarà ben felice di regalartelo quel letame. Ecco, anzi, gli dice: guarda, Sicuramente, spargilo un sicuramente. po' anche per me. Ma ti dirò che anche l'animale sarà contento perché se viene a sapere per cosa sarà usato il letame ne produrrà anche di più. È vero, facciamo contento anche l'animale. Va bene, Luca, è stato veramente un grandissimo piacere. Mi raccomando, e questo te lo chiedo proprio come impegno: non appena hai aggiornamenti nei confronti delle altre banche o comunque questa faccenda che ha a che fare con le banche, ti prego di farmelo sapere, così potremo aggiornare anche i nostri amici che seguono questo piccolo canale di informazione. Certo, approfitto per dire che se anche io sono una persona creativa, ascolto anche gli altri, per cui il mio profilo Facebook, appunto, è visibile a tutti, anche ai non amici, ma se uno mi vuole dare qualsiasi consiglio, io lo accetto. Del tipo, non so, Luca, perché non fai, non so, perché non ti spogli davanti alla banca? Faccio per dire, non ci ho pensato, ma io non ho, sono una mente aperta che non esclude nulla. Quindi suggerite pure. Ecco, allora intanto io ho cominciato a chiederti l'amicizia, ecco, ti ho chiesto l'amicizia in Grande. questo momento. Quindi vedete, il Sì. profilo Facebook di Luca Zanardelli è Luca Zampa, comunque dopo in basso c'è scritto fra parentesi il suo nome completo, Luca Zanardelli. Quindi, cari amici, questo qui è il profilo. Se siete interessati a entrare in contatto con lui, chiedetegli l'amicizia, mandategli dei messaggi con dei suggerimenti, oppure con delle richieste o semplicemente con delle testimonianze, quello che volete, insomma, siete naturalmente liberi di comportarvi nei confronti di Luca come ritenete più opportuno. Luca, ancora una volta, grazie infinite, in bocca al lupo Grazie a te. e ringrazio ovviamente i nostri amici spettatori e le nostre amiche e sorelle spettatrici di Salvo 5.0. Vi dico che a breve farò anche il Mi Scappa la diretta, quindi rimanete qui su Salvo 5.0 e ancora, ancora grazie a Luca. Ciao Luca e a presto. Grazie a te.